Ciao bimbe, benvenute. Allora, oggi vorrei parlare insieme a voi di un argomento importante su cui sono sempre stata particolarmente attenta, la protezione solare, però devo riconoscere che ultimamente è stata Giuliana che mi ha sensibilizzato un po' di più riguardo a questo argomento, perché in effetti è vero, è ormai noto che il sole è una delle principali fonti di invecchiamento, ci fa venire le rughe. Vabbè, comunque. Allora, partendo dal presupposto che, come aveva appunto sottolineato in modo molto giusto lei, il nostro fabbisogno giornaliero di sole per sintetizzare la vitamina che ci serve è veramente un tempo piccolo, proprio piccolo, piccolo, pochi minuti, dobbiamo proteggerci perché già da adesso in cui il sole comincia a essere un po' più presente nelle nostre giornate, fino a quando il sole farà capolino molto poco, ci capiterà più o meno a seconda delle nostre vite, a seconda di quello che facciamo, comunque di essere esposte. Quindi la protezione solare non è una cosa che va considerata solo quando andiamo in vacanza, solo quando andiamo al mare, quando andiamo in montagna, quando sappiamo che siamo tante ore esposti al sole, è una cosa che ci serve tutti i giorni. Io sono chiara e ho la pelle sottile che si scotta facilmente, quindi sono sempre stata una da schermi alti, da maglietta in spiaggia, anche diciamo in ore molto calde, perché purtroppo anche attraverso la maglietta io mi scotto, anche sotto l'ombrellone. Quindi devo stare veramente, veramente attenta perché insomma, che devo fare? Non posso mica farmi venire un'insolazione ogni volta che cammino per la strada perché mi è successo veramente dei livelli scandalosi. Comunque, vi dico che cosa sto usando io in questo periodo e come lo sto usando e poi avrei piacere, se voi potete, volete, di leggere i vostri commentini, in cui potete scrivere come vi trovate con un prodotto o più di un prodotto, sì, microfono, la vostra esperienza qual è e cosa vi sentite di consigliare alle altre bimbe che eventualmente vengono a leggere i commenti sotto il video, vengono a vedere il video e soprattutto a me, nel senso che io lo faccio proprio per sentire quello che pensate voi perché mi fido delle vostre opinioni. Allora, intanto come e quando applico la crema solare? Io applico la crema solare in questo modo, mi lavo il viso la mattina, faccio tutta la routine della pulizia del viso, tutto quello che devo fare, pulizia nel senso non è che faccio la pulizia del viso la mattina, però faccio tutte le cose che faccio normalmente e poi niente, semplicemente metto il contorno occhi, la mia crema idratante, una volta che entrambi si sono asciugati. E a quel punto applico la crema solare. Una volta che la crema solare non ce la posso fare, si è asciugata, procedo con il trucco. In questo periodo sto utilizzando principalmente due creme con cui mi sto trovando bene. Mi sto trovando proprio bene con tutte e due, però sono diverse tra di loro e quindi ve ne parlo considerando che possano essere adatte a una tipologia di pelle e l'altra ad un'altra tipologia. Comunque io mi trovo bene con tutte e due, quindi cioè io ho una pelle mista, se mi trovo bene io e siamo in tante ad avere la pelle mista, potrebbero andare bene anche per voi. Allora, vado solo in ordine cronologico di quella che ho comprato prima. Quella che ho comprato prima è questa qui. Si vede? Sì. Ecco, questa qua della Venus. Aspettate che vengo più vicino. Eccola qua. Il fattore di protezione è 30. Questa è una confezione piccola di quelle da viaggio e chissà perché ho preso una confezione da viaggio, vedete? Ah, questo cappuccio che fa sì che si possa richiudere. Non profuma. No, no, non profuma. E questa qui mi piace perché è una crema molto. Sembra più un siero, non so come dire, molto molto sottile, quindi questa va particolarmente bene per le persone che hanno una pelle tendenzialmente grassa, cioè che hanno una pelle che tende a lucidare, perché assolutamente non vi fa l'effetto di ungervi la pelle. Vabbè, voi non vedete un cavolo, comunque io vi posso assicurare che questo è come un latte. Sì, ha una leggera fragranza, ma proprio poco. Poi buono, oltretutto non è forte, insomma. Sì. Se avete già qualche altro prodotto della Venus, ecco, è molto simile a altri prodotti, altre cremine della Venus, quindi. Comunque questa è veramente si asciuga come se non avesse niente sulla pelle, come tipo mi dà l'idea del siero. È bianca, come avete visto, ed è molto molto sottile. È particolarmente indicata per le pelli chiare e delicate e contiene vitamina A ed E concentrate. Va bene sia per il viso che per il corpo. Io leggo, e si chiama Sun Sensitive.
Ok, indietro trovate tutte le indicazioni anche delle altre tipologie di crema che la Venus produce. Questa è anche resistente all'acqua, quindi se volete una cosa che eventualmente possiate usare anche quando andate al mare, eccetera, eccetera, questa è resistente all'acqua. Secondo me questa è particolarmente adatta, come vi dicevo, per le persone che hanno la pelle che tende a lucidare, perché non solo perché normalmente se uno tende a lucidare cerca di utilizzare prodotti mattificanti cosiddetti, ma perché quando utilizzate uno strato, la vostra crema idratante, un altro strato, la crema solare, poi mettete il fondotinta, cioè rischiate di creare una patina che veramente, anche se normalmente non lucidate, vi fa lucidare, no? Perché ovviamente più cose mettete, più è facile che questo accada. Con questa qui non avete questo problema, perché veramente l'effetto è così leggero dell'applicazione di questa crema che assolutamente anche lasciate asciugare, ovviamente si asciuga subito, però ci date il tempo tra uno strato e l'altro di asciugare. Comunque veramente secondo me merita la pena un tentativo. Se non siete sicure provate questa confezione che è piccina, se riesco vi dico qua. Ah, ce n'è 30 ml dentro, quindi potete fare un tentativo. Io l'ho comprata al supermercato, quindi la trovate anche voi. Poi l'altra che sto utilizzando è questa dell'Equilibra, la linea Aloe. Anche questo è un fattore di protezione 30, ha il 20% di aloe vera, non ha profumo, in realtà anche questa, anche qui se avete altri prodotti dell'Equilibra sapete che profumo ha un odore, non ha proprio un profumo, questa qui sì, l'altra della Venus ha più un profumo, più gradevole, comunque sì, è buona. Il fattore di protezione, ve l'ho già detto, è 30, anche qui c'è UVA e UVB, tutti e due gli schermi, resiste all'acqua, va bene sia per il viso che per il corpo. Ce n'è 150 ml, anche questa l'ho comprata al supermercato. Se volete qualche informazione in più, potete visitare il sito www.equilibra.com. Comunque vi metto tutti i link nel box e anche www.equilife.it. Entrambe queste creme, neanche a farla apposta, sono prodotte per una. Questa qui a Orbassano, che è in provincia di Torino, questa è dell'Equilibra, e invece l'altra è della Venus, che fa parte di Chelemata, che è di Torino. È prodotta in uno stabilimento in provincia di Venezia. Comunque tutte e due sono italiane e sono insomma appartenenti ad aziende assolutamente fidate, serie, che fanno prodotti veramente buoni. Questa qui, questa qua all'aloe, a differenza dell'altra della Venus, invece è un po' più corposa. Cioè non è un latte come quella lì, non è una sorta di siero. Questa è veramente corposa. Già quando la mettete mi dà un po' più l'idea della pasta, com'è quella all'ossido di zinco, quella dei bambini. Se dico una tavanata, scrivetemelo, che potrei. Comunque la mettete, è veramente spessa, cioè dovete lavorarla un attimo e metterla. E questa lucida. Quindi questa va bene per le persone che hanno la pelle secca. Va benissimo per le persone con la pelle secca. Comunque guardate che io ho la pelle mista e riesco ad usarla. Con l'unica accortezza ovviamente di poi quando vado a truccarmi, magari mettere nella zona dove so che posso diventare un po' più lucida, un po' di cipria. Già lo facevo normalmente, magari ecco, ne metto un pochino in più, ma è una cosa minima comunque, non è che vi crea un problema. Però sappiate che tra le due questa è più indicata alle persone con la pelle secca. Mi trovo molto bene anche con questa qua, mi piace tanto. E ce n'è tanta perché ce n'è 150 ml, entrambe hanno 12 mesi di scadenza, quindi vabbè, ma se lo usate tutti i giorni non c'è problema. E a vederlo così non ho controllato l'inci perché è veramente molto lungo, però a vederla così, siccome ha acqua e aloe in primissime posizioni e anche dopo ha cose abbastanza naturali, sembrerebbe gli inci sono buoni. Fatemi sapere voi che cosa usate, con cosa vi trovate bene, se avete provato questi prodottini qua, cosa ve ne è sembrato. E basta, vediamo di confrontare le nostre idee e possibilmente di proteggerci bene sempre e mantenere la nostra pelle bella, giovane e senza rughe. Aspetto i vostri commenti. Un bacio a tutte, buona giornata, ciao bimbe!